Ho navigato per tanti mari, ma questo è un mare nuovo per me e quindi potrete anche comprendere qualche piccola emozione, ma che credo verrà superata dalla determinazione con la quale mi sono accinto a svolgere un ruolo che è di partecipazione all'amministrazione di questa città e soprattutto è un ruolo di partecipazione, sia pure con funzioni diverse o con funzioni previamente definite, all'attuazione di un progetto generale. Questa iniziativa non è un'iniziativa individuale. Io non sono portatore di un interesse individuale, io sono portatore e sono espressione di un interesse generale, di un interesse che è nato dalla base. Ci siamo messi, sia pure velocemente, attorno a un tavolo e abbiamo elaborato una serie di principi e di obiettivi ai quali informare l'azione amministrativa che segni una grossa discontinuità rispetto al passato, non soltanto rispetto agli obiettivi, ma anche e soprattutto rispetto ai metodi. Rigore morale, competenza, dedizione, chiarezza di impegni, di intenti, ma soprattutto impegno corale, partecipazione attiva dei cittadini e senza pericolose competitività individuali. Vi prego di credermi, la forza di questa coalizione io credo sta nella volontà dichiarata di anteporre l'interesse generale, l'interesse collettivo di tutti i cittadini granesi agli interessi particolari, agli interessi individuali, con sacrificio anche personale. Non abbiamo timore. Non abbiamo timore di sacrificare le nostre persone, non abbiamo incertezza nel sacrificare le nostre persone e anche, quando sia necessario, le nostre particolari visioni della realtà amministrativa per raggiungere un unico obiettivo, un unico intento che tenda a dare a questa città una fisionomia finalmente o comunque augurabilmente degna delle sue tradizioni, che serva ad uno sviluppo concreto, che aiuti a colmare le diseguaglianze sociali, che dia una prospettiva ai giovani, che tutela le fasce sociali più deboli e che soprattutto riporti a trame il prestigio, l'incidenza sul territorio che le sono sempre stati propri.